chiedo alla sindaca, al presidente del consiglio comunale di dare un significato a questa riunione straordinaria del consiglio che ho avuto il privilegio, alla quale ho avuto il privilegio di partecipare, di dare un'indicazione precisa per un progetto per la sicurezza, un progetto pilota del comune di Bitonto per la sicurezza. Parliamo di un progetto Bitonto perché in effetti i circa 60.000 abitanti fanno inquadrare Bitonto nella maggior parte dei comuni italiani. Alla fine il vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, il senatore Luigi De Sena, chiede di concretizzare i lavori a Bitonto della seduta del Consiglio Comunale monotematico sulla sicurezza attraverso un progetto pilota. Tanti interessanti infatti gli interventi a detta del senatore PD, che però non possono restare solo parole. Io ritengo che il dibattito che si è effettuato questa sera possa effettivamente condurre, se il Consiglio lo ritiene valido, possa effettivamente condurre ad una redazione progettuale che consenta una migliore vivibilità del contesto cittadino, da trasferire addirittura a tutti gli altri comuni che sono interessati. Forte la riflessione del sindaco bitontino Michele Abbaticchio: quando si parla di sicurezza e di legalità, ha detto il primo cittadino, la fascia pesa due volte perché si avverte la necessità di dipendere dalle forze dell'ordine e dalla voglia del territorio di liberarsi da questa piaga, e qualsiasi cosa accada non dobbiamo assolutamente lasciare che la rassegnazione prevalga sulla speranza di poter tornare a vivere in una città dalla legalità diffusa, perché la nostra voglia di legalità deve essere più forte della rassegnazione.